Viveva in provincia di Pordenone Paolo Iacconi, il 51enne che nel pomeriggio del 23 luglio di 10 anni fa uccise i suoi due ex datori di lavoro per poi suicidarsi. La tragedia avvenne nella sede della Gifas Electric nel comune di Massarosa, presso cui Iacconi aveva lavorato. L'uomo aveva chiesto un appuntamento ai responsabili della ditta, Luca Ceragioli, 48 anni di Viareggio, e Jan Frederick Illerm, 33 anni di origine tedesche e residente in provincia di Lucca. Dopo aver preso con loro un caffè, Iacconi estrasse una pistola, regolarmente registrata, e fece fuoco contro i suoi ex datori di lavoro. Subito dopo si suicidò. Sulle detenzioni e sui porto d'arma in Italia c'è meno controllo che sulla patente di guida. E nessuna norma permette di mettere in connessione l'uso di farmaci per i disturbi psichiatrici con la possibilità di avere un revolver o un fucile. Noi abbiamo intrapreso una strada faticosa, soprattutto all'insegna delle nostre richieste per modificare la legge sul rilascio e rinnovo del porto d'armi. E dopo vari disegni di legge che sono decaduti con l'avvicendarsi dei vari governi, adesso abbiamo un disegno di legge depositato ad aprile del 2019 dai senatori Ferrara e Crucioli dei 5 Stelle. E questo disegno di legge è depositato in Commissione Affari Costituzionali. È una questione che ruota intorno a un punto fondamentale, ed è quello del collegamento fra le strutture sanitarie e le autorità preposte al rilascio del porto d'armi attraverso un'anagrafe informatizzata. L'omicida soffriva di gravi disturbi psichici e, nonostante le sue precarie condizioni mentali, aveva ancora il permesso del porto d'armi. Sull'argomento il Parlamento sta lavorando all'approntamento di una legge. Quella tragedia si sarebbe potuta evitare se solo i problemi psichici di cui soffriva da tempo l'omicida gli avessero impedito il rinnovo del porto d'armi e la conseguente detenzione legale dell'arma con cui ha fatto fuoco. Insieme al collega Mattia Crucioli ho presentato un disegno di legge che prevede l'istituzione di un'anagrafe informatizzata che impedirebbe il possesso di armi da parte di soggetti con disturbi mentali sopravvenuti.